Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Arrivando Francesco Nicastro, partiamo dal gol, un gol che sta facendo già il giro dei social, bellissimo, un gol da attaccante vero, un gol alla Mancini in una sorta di quasi Roma-Lazio. Sei diventato tu adesso l'uomo derby. No, a parte la bellezza del gol, quello che conta di più è l'efficacia del gol, perché è stato importantissimo per la vittoria di questo derby, che ci consente di fare passi in avanti in classifica, e poi vincere un derby è sempre bellissimo, quindi ci tengo a ringraziare tutta la mia squadra, in particolare Di Carmine, il prof, e Belmonte, che prima di entrare mi hanno detto di fare gol, quindi loro se lo sentivano, e questa per me è una cosa importantissima, perché sento addosso la fiducia di tutta la squadra, insomma. Quanto può essere importante per un giocatore rientrare in una partita così importante, e addirittura fare gol? Cioè, te lo immaginavi, te l'aspettavi che potesse accadere questo? Non lo immaginavo, però lo speravo, perché venivo da un momento difficile dove l'infortunio mi ha un po' penalizzato, quindi mi ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo, e questo mi ha aiutato, insomma, perché sono tornato con la stessa rabbia e voglia di far gol, e oggi ci sono riuscito. Sta passando tra l'altro dietro di te Di Carmine, che ti ha detto di fare gol, appena entrato adesso sta ridendo. Veniamo alla partita, una partita fondamentale, importantissima per i tre punti, Perugia è lì nei playoff, l'obiettivo è quello. Sì, sapevamo appunto che i derby sono partite a sé, quindi non conta la classifica, perché il derby sono sempre partite a sé, quindi sapevamo di incontrare una squadra tosta che voleva riscattarsi da un campionato un po' così, noi avevamo la stessa voglia di continuare a vincere, e così è stato, insomma. Adesso che cosa si apre per il Perugia dopo questa vittoria? Il Perugia deve sempre con umiltà lavorare, sapere di essere una squadra forte, lavorare di giorno in giorno per migliorarci e vincere le partite. Che cosa dice ai tifosi? Spero che siano contenti di questa vittoria e che continuino a sostenerci come hanno sempre fatto. Grazie e complimenti davvero a Francesco Nicastro.